con noi un operaio del DIP che lavora da diversi anni alle officine OCM Gap, e sono le officine dove lavorava Nicola Mercante. Vediamo con un nome simbolico, Mario. Parliamo di questa officina. Officina OCM Gap. Cosa c'è sotto questa officina? In banca sotto questa officina c'è una serie di qui vicino all'epoca, e sotto c'è un trasformatore di alluminio e vasche di raccoglimento, non so, di olio. Più o meno quanti anni fa costruito questa officina? Negli anni dal, diciamo dal 97 al 2000, penso. I primi anni 2000, quindi più o meno. Sì. E prima dell'officina OCMK, cosa c'era? Erano tutti comuni sotterranei. E le cantine sotterranee? Sì, delle cantine sotterranee. E passavano dei miei campi, passavano dei campi da solo. E c'erano queste trasformature da petrolio. E i cavi elettrici? Sì, e c'erano delle maschere di accoglimento, non so di preciso, di olio, di acqua. E comunque posso garantire che sotto non c'era una rappresentazione. Quindi veniva utilizzato la pilota. Sì, e la terra veniva assorbita tutto. Ah, quindi il piano d'antestabile, quindi di questi comuni, di queste gallerie, non era contenuto. Non era niente, esatto. E c'era il terreno. Sì, sì. Quindi le ditte esterne che lavoravano in questi comuni, prima dell'officina della CMK, facevano manutenzione e pulizia. Operai le vie per trauma in questi tempi? Devo dire la verità, non ricordo. E ricordo che c'erano queste forze per terra che andavano giù, come se si facessero dei buchi naturali. Il terreno assorbiva. Esatto, sì. Gli oli e quello che comunque usciva da questi impianti, diciamo. E poi iniziano appunto a costruire l'officina, e nel momento in cui hanno costruito l'officina, questi comuni, che cosa hanno fatto? Prima di costruire l'officina hanno dovuto riempire tutti questi gallerie sotterranei. Hanno riempito, arrivavano un anno con di tutto ciò che stava, fusti, tutto ciò che voleva portare, portavano e buttavano tutto sotto. Prima di costruire, perché l'officina hanno riempito queste gallerie con diversi materiali? Sì. Ricordi più o meno? No. Materiale vario? Materiale vario, sì. Anche fusti, così chiusi, oppure alla infusa? Sì, anche la tenda d'officina stessa, ancora oggi, ci sono dei piccoli spazi che si riesce a vedere. E sotto ci sono fusti o cose. Quindi la pavimentazione è molto, molto spesso si compia, addirittura arriva anche a 40-50 cm, si alza formandosi delle prime. E ci stanno anche da un'altra zona, sempre da parte dell'officina, che poi esce come un materiale liquido, diventa liquido, dove ci sono queste compiazioni. C'è una parte dell'officina che esce... Sì. Diventa come se fosse quadrato sul compiamento. C'è la sema che viene spesso per poter arrivare di questi. Loro cosa fanno? Rompono il pavimento? No, con il pavimento mettono una linea di ferro e ricoprono di cemento. Quante persone in tutto si sono ammalate in questo ufficio? Tra persone che hanno avuto altro prima maligno, la di Marino, le persone che riceveranno un benigno saranno più di 30. Una trentina di persone? Sì. In tutta l'officina quante persone siete? 280. 280 operai? Sì. Cioè, quindi hanno alcune persone che hanno avuto diagnosi appunto positiva al carcinoma nel nostro stato. Sì, non rientrano per niente da lui. E poi che controlli ha fatto sulle persone?
volevamo che ci facesse trovare almeno noi delle officine, delle accurate visite alla Gioia. Tanti desiderati abbiamo esposto questo problema. L'Ilva si è verificata e ha detto che al massimo poteva fare di conto di valutata al diciamo, con le mani. E in effetti è quello che sta succedendo. Il dottore dell'Ilva ci controlla direttamente. So che... E fa un controllo manuale. Fa un controllo manuale e non so se si può dire. Lui capisce il problema alla mancanza di iodio. Il dottore cosa dice? Dice che il problema è una mancanza di iodio. Si pensa che scenda fuori dalla montagna. Allora, fai una relazione firmata dal commissario Bondi. Leggiamo quanto segue. L'esito dell'indagine allo stato attuale esclude l'esposizione dei lavoratori ad agenti inquinanti. Ma il commissario Bondi è mai venuto all'officina della vicinità? No, non è mai venuto. Anzi, ha invitato i Bondi a venire nella nostra officina e vedere di persona i controlli come siano stati fatti. E poi anche vorrei anche scoprire il problema non era tutta la colpa a Bondi, ma anche agli stessi operati, perché a noi hanno messo anche delle macchinette, sono delle macchinette con dei vicini che controllano i fumi e le polveri. Gli elevatori di fumi a fuoco che avevano messi, vengono indossati, perché avevano portati al nostro operaio che lavora. Esatto, e dopo essere portati per 8 ore per tutta la giornata, invece a noi si mettevano o il capo squadra, che il capo squadra sta nell'ufficio, oppure venivano messi a noi, vengono messi ancora adesso a noi, ma un paio di ore, magari l'ora di pausa, l'ora di pausa fino alle 12:30, quando uno non sta lavorando, oppure quando ci viene messa. La macchinetta per il controllo sulle ponte, che si è messa l'operaio che sta in pausa e sta fermo. Sì. Oppure ce lo mettono, per esempio se lo mettono a saldature, o la mettono a un carpentiere, quando gli mettono la macchinetta gli dicono di andarsi, di fare qualcos'altro. La macchinetta comunque a costo non viene tenuta più di 2 euro. Importante. Quindi è un saldatore, è un carpentiere, e ne messa la macchinetta a posto e gli si dice di fare qualcos'altro. Fai qualcos'altro, forché fare la saldatura o... Esatto. Oppure magari gliela mettono, gli fanno stare 10 minuti alla lavoro, 5-10 minuti, e poi si toglie da questa, giusto per far vedere il filtrino che ha preso un po' di fumo di polvere. Perché hai detto è colpa anche di alcuni operai? È colpa degli operai perché anche di capisquare, coordinatori, perché sono loro magari i porti non sa quello che sta succedendo in officina, parla senza sapere. Ed è colpa dell'operaio perché, lo ripeto, allora, in officina ci tengono tutti prima la voce e la salute. Anche la morte di Nicola, penso proprio che sia stata dimenticata presto. Hanno tutti paura. Ma e tu hai paura di morte? Sì. Hai fatto controlli? Sì. Grazie a Dio, non niente. E ho parlato per tanti, anche per un futuro della mia famiglia, i miei figli. Ecco perché sono disposto a parlare. Ho perso di cuore. Qual è l'invito che ti senti di fare ai tuoi colleghi? Inviterei i miei colleghi. Però posso invitare i miei colleghi a parlare, a denunciare quello che stiamo vivendo, soprattutto a chi sta passando la stessa cosa di cura. Invitare a raccontare anche la verità. Purtroppo il problema che conosco troppo bene i miei colleghi dell'officina. Non ci arriveranno mai a tanto. Anche perché chi ha avuto il problema, quando è stato per il culo, è stato in prima classe indietro, a non voler raccontare la sua storia per paura di avere ripercussioni sulla cura.
Quindi Mario, tu eri un collega di Nicola. Sì. E che ricordo hai di Nicola? Nicola era amico di tutti, era molto taciturno. Era molto sensibile. La cosa che ricordo è che quando seppe che un altro nostro collega ebbe per la prima volta il problema, lui andò e lo abbracciò e lo confortò e gli disse che per sicurezza avrebbe fatto anche lui nelle analisi. O niente, l'ultimo giorno abbiamo lavorato insieme e lui ci salutò tranquillamente. E niente, mi ricordo che ci siamo salutati, ha detto che andava a fare questi analisi. E poi, niente, l'ultima volta che l'ho visto è stato nell'ospedale. Sembrava un'operazione facile perché ci siamo lasciati tranquillamente, ci siamo salutati come se niente fosse. Disse ci vediamo presto. E poi niente, abbiamo visto solo in ospedale l'ultima volta che sono andato a mano. Aveva una macchina in palatura, aveva sempre il suo palinsesto insieme, a loro piaceva fare molto gli detti, giocare partite, scommesse. E anche in ospedale aveva il suo palinsesto. E penso che l'unica cosa che ho registrato da quello che c'aveva. Comunque era appena ci ha visti, era sotto effetto di chemoterapia, ci ha guardato e si è messo a piangere. Una cosa che non volevo che vedessimo così. Poi niente, ci siamo salutati e l'ultima volta che l'ho rivisto è stato nell'obitorio e in chiesa, sicuramente. Però nella vostra officina ci fanno anche operazioni di appunto saldatura, carpenteria. Facciamo solo saldatura e carpenteria. Ora queste operazioni generano funghi e polveri. Quali sono, visto in virtù appunto delle meticolose attenzioni, come per esempio il cartello vietato fumare, quali sono le attenzioni rivolte verso queste emissioni generate appunto dalle operazioni di lavoro? Allora, sino a poco tempo fa avevamo degli aspiratori che sono dei tuboni che girano in tutta l'officina, fanno girare in tutta l'officina e devono essere fatti da noi all'epoca dell'inizio del tavallone con dei pochettoni dove si attacca un tubo e lo avvicini dove stai cantando. E niente, sino a poco tempo fa c'era il pochettone che usciva fuori dal tavallone che andava sotto l'altezza della finestra. Il fumo usciva fuori, la polvere parte usciva fuori così persa nell'aria e parte rientrava dalla finestra perché era proprio sotto la finestra dove usciva e entrava di nuovo dentro. Quindi il tubo portava fuori il tavallone aria convogliata con le polveri dei fumi, sì, che uscivano fuori dal tavallone però le finestre erano aperte e rientravano dentro. Esatto, sì. Ma a questi tubi ci sono dei filtri? No. Dei motori che aspirano, non altri, E ultimamente dicevo che è venuto questo nuovo ingegnere da sinistra quando abbiamo il problema. Ha fatto fare delle volute, diciamo, al tubone che esce fuori, che porta in alto, passando la finestra, passando la lunga di tubo che poi dobbiamo andare dei medici che sta facendo mettere degli aspiratori a trappe fatte a posto di una ditta, solo che per esempio ci sono punti dove questi aspiratori non ce la fanno neanche a aspirare, anche se ci mettono, magari non sono là cui questo dovrebbero fare in officina. Volevo dire anche un'altra cosa, quello che mi è rimasto impresso da quando è iniziata questa storia, che noi prima usavamo, per tanti anni abbiamo usato delle mascherine di carta, poi sono passate delle mascherine
siamo mai riusciti a capire il motivo perché ci hanno fatto scontare tutte queste mascherine. Facciamo vedere queste mascherine, vero? Sì, sì. Guarda, questa è la mascherina che abbiamo usato, sì. Che utilizzavate prima, le elezioni. E poi a un certo punto è successo con queste mascherine? Quindi a un certo punto ci avevano l'ordine di togliere tutti, di far scontare queste mascherine. Abbiamo portato di mezzo queste mascherine, i capi squadra hanno fatto sparire tutte. Per quanto tempo le avete usate queste mascherine? Per anni. Sinua? Sì. Sinua a novembre, diciamo, da quando è cominciato il problema dell'officina. Da quando si esponeva a livello anche mediatico. Sì. E i capi squadra e tutti ci hanno dato delle mascherine diverse di carta che non hanno niente a che fare, sono peggio di queste. Queste qui, queste mascherine le hanno levate? Sì. Dall'uso? Sì, l'hanno tolto dall'uso e ci hanno detto anche di stare fermi. Siamo stati fermi per più di un mese, persino a quando non abbiamo avuto le nuove mascherine. Quindi voi avete utilizzato queste per un certo periodo, anzi per anni. È successo qualcosa, loro in maniera veramente hanno levato queste mascherine. È stata una roba di due, hanno fatto sparire queste mascherine, però nello stesso momento non le hanno sostituite. Quindi hanno levato queste mascherine, voi siete rimasti senza mascherine e siete rimasti fermi, senza lavorare, e dopo con le mascherine nuove. Sì, sì. Quanto tempo siete stati fermi? È un mesetto. Ho messo senza lavorare perché non c'erano le mascherine. Sì, perché queste che avevano usato per anni non andavano bene, evidentemente. Evidentemente no. Marco, in questo momento facciamo vedere due mascherine. Questa qui che stavamo facendo vedere prima e un'altra accanto. E tu mi hai spiegato la differenza sul tempo in cui sono state usate e anche le modalità. Che differenza c'è con queste mascherine? La differenza è che a mano di legge tutte le mascherine dovrebbero essere P3. Queste invece sono P2, quelle che abbiamo utilizzato noi. P3. Queste qui per esempio sono usate magari per una... Captano soltanto la polvere. Esatto, la polvere sulla polvere. Ma ci dovrebbero captare anche i funghi? Polvere, funghi, sì. E anche veleni particolari, tipo quello che esce con una risaltatricina. Fino esce piombo ed altri tipi di veleni. E servono le mascherine che si chiamano. Queste due mascherine comunque sono uguali come tipo. Sui filtri hanno una colorazione completamente differente. Una è bianca, l'altra è grigio, grigio scuro. E quella bianca è stata usata da un soldatore per un'oretta. Solo che se magari si potesse vedere i contenuti, sono diversi. Quell'altra invece è stata usata per una settimana. Su che operazione è stata usata? Carpenteria. Questa è in carpenteria per una settimana? Sì. Ma il 30 aprile muore Emilio Lima, mentre il 16 maggio muore Nicola D'Arcante. Io immagino questa scena, Nicola che arriva lì dove ognuno può immaginare e incontra Emilio. Secondo te cosa gli ha detto? Se devo parlare proprio da parte mia non credo che Nicola abbia visto Riva. Perché Nicola è andato via col sorriso. Invece Riva sicuramente è all'inferno.